Ed eccoci alla seconda parte dell'analisi del commento di tutti i personaggi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Se vi siete persi la prima, nella quale ho trattato tutti quei personaggi che non sono in capipalestra, ve la lascio in alto nelle schede. Vi ricordo che tenderemo in questi video a concentrarci di più sulla caratterizzazione dei personaggi e non su dettagli di loro abbastanza futili che comunque potete ritrovare all'interno delle varie card, che saranno ciò non di meno uno strumento essenziale per la nostra disamina. A dire il vero non avremo molto da dire su ogni capopalestra di Galar, ma per ordine espositivo nella nostra esposizione partiremo dal primo capopalestra affrontabile. E dunque direi di non perderci in ulteriori indugi e di partire con Yarrow. Sul primo capopalestra risiedente a Turfield c'è in realtà poco da dire, se non un particolare aspetto del suo carattere che lo rende molto coerente con il ruolo che assume all'interno del gioco. La sua card della Lega Pokémon lo descrive infatti come un allenatore incredibilmente forte ma allo stesso tempo molto poco competitivo. In particolare, per via della sua mitezza, non è solito esporre la propria reale forza, in particolare ad avversari più deboli di lui, il che lo ha reso perfetto come primo capopalestra della sfida delle palestre. La card rara poi estenderà questo atteggiamento di Yarrow, andando a sostenere che in generale il suo obiettivo in un combattimento è più quello di divertirsi che quello di vincere. Ciò non toglie in ogni caso la sua straordinaria abilità, che tratteggia un personaggio, per quanto molto semplice, anche estremamente azzeccato per il ruolo che ha. In una regione estremamente competitiva quale è Galar, Yarrow, per quanto forte, ha un carattere diverso dagli altri capipalestra e questo lo porta a ricoprire delle cariche di minor rilievo senza che per questo motivo esso si senta inferiore. Un dettaglio che lo diversifica sia da tutti gli altri capipalestra di Galar, che tendono sempre a essere in competizione tra di loro, sia in generale da tutti i primi capipalestra della storia Pokémon, che di solito erano meno forti degli altri perché lo richiedeva la meccanica di gioco. Oltre a questo aspetto di Yarrow c'è davvero poco di interessante da dire però, e dunque direi di passare al secondo capopalestra di Galar, ossia Azzurra. Diversamente da Yarrow, che quest'ultima considera un suo rivale, Azzurra è profondamente competitiva. Anche su di lei in realtà c'è molto poco da dire, se non fare un accenno alla sua doppia vita da capopalestra e da modella. Due ruoli nei quali il suo atteggiamento cambia radicalmente, tanto da farla apparire come due persone estremamente diverse. Se da un lato è la solarità della modella sgargiante a caratterizzarla, dall'altro sul campo di battaglia è piuttosto la cattiveria agonistica che Azzurra tira fuori. Niente di eclatante se non fosse che per la prima volta tra i capipalestre di Galar, Azzurra chiama in causa una questione che vedremo più avanti in maniera molto più radicata. Sto parlando dell'ambiguità del carattere di questi capipalestra. Ma di ciò, come già accennato, parleremo meglio più avanti. Per ora direi di passare al terzo capopalestra, sul quale è stata investita moltissima caratterizzazione, ossia Kabu. Capopalestra di Steamington, ma originario di Hoenn, unico personaggio a mantenere in tutte le lingue il nome giapponese eccetto quella spagnola. Kabu è un personaggio molto particolare. Descritto come un veterano delle lotte all'interno del gioco, sorprende che una tale caratterizzazione sia affibbiata ad un terzo capopalestra che di solito non è una figura così autoritaria. Pensate banalmente che Kabu è accostabile a personaggi come Chiara e Artemisio, personaggi sicuramente caratterizzati ma non come Kabu. Anche gli abitanti di Galar però sembrano riconoscere la forza di questo capopalestra, tanto che sconfiggerlo è considerato un passo decisivo per lanciarsi verso la conquista del titolo di campione. Dalle sue card della Lega Pokémon capiamo meglio la situazione. Arrivato a pochi passi dallo sconfiggere Dandel più e più volte, Kabu ha tentato di adottare delle strategie molto più dirette in battaglia, che hanno però dato dei frutti insperati, tanto da procurargli una momentanea retrocessione nella Lega Minore, che come sappiamo a Galar è esclusa addirittura dal torneo della Coppa Campione. Tanto nelle card della Lega quanto dialogando con il giocatore all'interno dell'avventura, Kabu sosterrà sempre di volersi rimettere in gioco e di volerlo fare sperimentando nuove strategie che, come ovvio che sia, possono anche essere fallimentari. Un po' come è accaduto con Yarrow, anche per Kabu la sua descrizione non fa riferimento alla sua mera forza, ma relativizza quest'ultima secondo questioni caratteriali o meramente di circostanza. Kabu è un veterano ed è fortissimo, ma per degli errori di valutazione è costretto a dover riscalare la classifica. Questo personaggio, in particolare, credo incarni abbastanza bene la figura del giocatore competitivo e in particolar modo forse quello di Pokémon. Anche i campioni hanno momenti di crisi. Vuoi perché approcciano erroneamente le sfide, vuoi perché non si adattano correttamente al cambiamento delle strategie degli avversari, vuoi perché valutano erroneamente un metagame. Ciò accade anche ai migliori ed è capitato anche a Kabu. Eppure, se Kabu resta un'incarnazione positivissima dello sportivo, c'è chi a Galar invece potrebbe rappresentare il segno opposto dello sport. Fabia, capopalestra di Leitermore in Pokémon Spada, è un personaggio dalla lore tutto sommato molto interessante. Cresciuta insieme al proprio Pokémon nel segno di una severa e
dell'educazione. La sua calma olimpica le impedisce di mostrarsi per quello che è veramente in pubblico, in particolar modo nel suo ruolo di capopalestra, relegando questo suo lato sentimentale al rapporto che ha con i suoi Pokémon. La disciplina fin troppo ferrea a cui è stata costretta dai genitori, probabilmente con il fine di renderla un prototipo perfetto di capopalestra di tipo lotta, ha finito per renderla qualcosa che in realtà Fabia non è. Una sua passione, citando le card della Lega Pokémon, è quella di preparare dolci. Ma come può questa essere accettata dalle imposizioni che l'hanno resa una guerriera imperturbabile? Dando uno sguardo a tutti i capipalestra di tipo lotta che abbiamo incontrato nella storia dei videogiochi Pokémon, ognuno di questi rappresenta un canone di stoicismo. Pensate a Furio, che sopporta sulla propria schiena l'impatto di una cascata per temprare il proprio corpo. Ed è evidente che questo sia il modello a cui è stata iniziata Fabia, ma che allo stesso tempo questo modello rispecchi un qualcosa che Fabia naturalmente non è. Non ci sono elementi, a dir la verità, nel gioco che potrebbero confermare questa mia intuizione, ma è plausibile che, ereditando la carica dai propri genitori, Fabia sia stata costretta da questi ultimi ad assumere un ruolo e un carattere che non le si addice e soprattutto che non la rende felice. Anche in questo caso parliamo di un tema ricorrente nel mondo dello sport. Molto spesso i genitori riflettono le proprie aspettative sportive sui figli, portandoli a inseguire carriere che in realtà non avrebbero mai inseguito. Penso ad esempio ad Agassi, famoso tennista, che tutto sommato recentemente ha affermato di odiare il tennis e di essere stato costretto a quel tipo di vita dal padre. Scegliere una carriera contro i propri interessi, in particolar modo nello sport, è una pratica molto meno rara di quanto si credi. E Fabia, con il suo personaggio, incarna questo problema sociale che non è una peculiarità dello sport, ma che si riflette anche su tantissime altre professioni ritenute molto prestigiose. Penso in questo momento al banchiere o al medico. Chi invece con lo sport sembra centrare poco o nulla anche esteriormente è Onion. Eppure, forse, la sua è la storia più controversa e triste che possediamo nella regione di Galar. Onion è la controparte di Fabia ed è dunque capopalestra di Latermore in Pokémon Scudo. Il suo aspetto, però, suggerisce fin da subito qualcosa di fosco. Il giovane infatti indossa una maschera per occultare il proprio aspetto al pubblico, un pubblico al quale è esposto sin da giovanissimo quando divenne capopalestra. Ora, noi con Fabia abbiamo sostenuto che a Galar vi sia una certa tendenza a ereditare la carica di capopalestra dai propri genitori, cosa che sappiamo accadere per certo con Poppy 70 anni fa e che divide Melania e Milo. Se Onion l'ha ottenuta in tenera età, allora questo potrebbe voler dire che i genitori sono morti quando lui era ancora bambino, e questa ipotesi acquisisce vigore se pensiamo al potere speciale che Onion ha. Il ragazzo infatti è in grado di comunicare con i Pokémon spettro defunti. Eppure questo potere non è innato, perché Onion stesso a dirci che lo ottenne a seguito di un incidente che lo coinvolse all'età di 4 anni. Nella card della Lega Pokémon italiana si fa riferimento al fatto che ciò abbia lasciato Onion in fin di vita, ma dovete sapere che in realtà in quella inglese non si fa alcun riferimento a lesioni che Onion avrebbe subito, parlando piuttosto di un generico incidente e non dicendo che ha effettivamente coinvolto il capopalestra di Latermore. Un incidente che però, come sappiamo, gli consente da lì in poi di comunicare con i morti. Ora, unendo il suo accesso alla carica di capopalestra in tenera età con questo tragico evento che ne sconvolse l'infanzia, si potrebbe concludere, almeno in ipotesi, che in questo tragico incidente morirono i genitori di un Onion ancora in tenera età e che dunque la tragedia non coinvolse direttamente Onion ma la sua famiglia. Non solo, ma tale perdita sarebbe anche all'origine delle sue paure e delle sue incertezze, mostrate in uno scatto misterioso che ritrae il volto del giovane scoperto. E tanto per concludere in favore di questa teoria, il team di Onion è strettamente collegato alla morte. Basti pensare a Runerigus, che è letteralmente un essere umano defunto e divenuto Pokémon, o a Gengar Gigamax, che non è nient'altro che un portale attraverso il quale udire le voci dei propri cari defunti. E poi Cursola, un corallo morto, Dusk Noir, incarnazione del tristo mietitore. Insomma, sembra che oltre al volto, la maschera di Onion nasconda anche un passato terribile. Un passato che il giovane si porta costantemente appresso all'interno del proprio team. Forse è proprio grazie al suo Gengar che Onion è in grado di comunicare con i defunti? L'ipotesi che il suo Runerigus, un Pokémon che evolve da Yamask, che di norma porterebbe una maschera, sia uno dei suoi genitori defunti, è valida? Non sarebbe assurdo pensarlo. Ma tornando ad un'atmosfera un po' meno pesante, direi di parlare di un personaggio che ho già citato parlando di Onion per necessità. Un personaggio che probabilmente ha triggerato ogni giocatore di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Poppy è sicuramente la capopalestra più stravagante di questi ultimi giochi. Il suo stadio è infatti anche un teatro all'interno del quale la capopalestra 88enne Poppy si diverte a sottoporre gli sfidanti a quiz strampalati e senza una logica tangibile, protraendo il supplizio addirittura nella battaglia
battaglia finale contro di lei. Ora, tralasciando la sua ossessione per il rosa, tralasciando la sua presunta perfidia che la ricondurrebbe al tema dell'ambiguità del carattere, tralasciando il suo manipolare Beat per farne a suo dire una persona migliore, ciò che davvero ci interessa è il dato anagrafico. Poppy non ha solo 88 anni, ma è anche palesemente fuori luogo rispetto al nuovo modo di intendere le lotte a Galar ed è lei stessa ad accorgersene. Il fatto che la sua palestra sia la più assurda di Galar è dovuto, come la sua card della Lega Pokémon sostiene, alla sua visione datata del mondo. Una visione che Poppy, però, pur riconoscendo, non riesce a scrollarsi di dosso, tanto da continuare a tornare dopo aver affidato l'incarico a Beat allo stadio di Piccadilly per continuare a dare consigli su nuovi quiz e per commentare l'operato del nuovo capo palestra. Come già detto nella prima parte dell'analisi dei personaggi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Poppy aderisce al macro tema dell'ottava generazione del ricambio generazionale. Un ricambio che è lei stessa a prospettare, ma che, come ovvio che sia, non la porta a cambiare la propria visione. Insomma, una presa di coscienza della propria inadeguatezza rispetto ai tempi che preferisce defilarsi piuttosto che cambiare se stessa per mantenere un ruolo. E a proposito di ricambio generazionale, per quanto già citati nella prima parte, direi che possiamo parlare brevemente di Melania e Milo. La prima è capopalestra di Chichester in Pokémon Scudo, il secondo in Pokémon Spada. Caratteristiche principali: essere madre e figlio. Come già accennato, i due sono in conflitto generazionale, con la madre Melania che vorrebbe il proprio figlio come successore nella propria palestra, incontrandone però il rifiuto. Milo infatti desidera diventare un esperto di tipi roccia, contrariamente alla madre che invece padroneggia il tipo ghiaccio. A causa di ciò i due litigarono e si allontanarono, ma ciononostante Melania riuscì a ottenere la tessera numero uno del fan club del figlio, che dal canto suo, come abbastanza ovvio che sia, recepisce la situazione con molto disagio. A differenza di quanto visto con Fabia, Milo è stato capace di ribellarsi all'ossessività della madre, ma tutto ciò ha portato inevitabilmente al conflitto con quest'ultima. Ancora una volta, come penso sia la palissiano in questo caso, la tematica del ricambio generazionale fa capolino. In conclusione di questa rapida analisi, è interessante notare come Milo, pur essendo esperto di tipi roccia ed essendo il capopalestra di Chichester in Pokémon Spada, abbia uno stile di lotta particolarmente elegante e raffinato, mentre la madre, esperta di tipi ghiaccio, dimostra un atteggiamento verso le lotte molto più inflessibile. La cosa è curiosa perché di norma è il contrario. Un capopalestra di tipo roccia di solito è duro e impenetrabile, mentre il tipo ghiaccio si atteggia in maniera molto più graziosa. Che sia questo un dettaglio voluto o una semplice casualità, non lo so. So per certo però che di casualità ne vedremo ben poca, parlando di Ginepro e del Team Yellow. Personaggio simpatico, ironico, sarcastico, ma allo stesso tempo ricoperto da un evidente velo di tristezza. Ginepro è un grande allenatore e ha alle spalle un'affermata carriera da musicista, ma la città in cui opera è in declino. Dall'introduzione del Dynamax, Spikeville si è trovata isolata in quanto impossibilitata a fornire lo spettacolo che invece era proposto dalle altre sette palestre. Il tracollo della città tocca nel profondo Ginepro, che si sente personalmente responsabile della situazione. E il suo velo di tristezza è in larga parte dovuto a questa situazione, come dimostra il dialogo che la Rockstar ha con il giocatore prima della sfida alla sua palestra, nel quale Ginepro, dopo aver dato spettacolo sul palco nelle vesti di Rockstar, dà sfogo a tutte le sue sensazioni negative una volta ritornato alla triste realtà della sua cittadina. Come saprete, Ginepro non è solamente un musicista e un capopalestra, ma anche capo del Team Yell, che peraltro rappresenta la sua cerchia più ristretta di fan. Essi sono infatti intimamente legati a questo personaggio sotto ogni profilo: fan della sua musica, reclute del suo team, che peraltro Ginepro non riconosce mai all'interno del gioco, e allenatori della sua palestra. Nella musica il Team Yell sfoga le sue frustrazioni e ripone invece le sue speranze in Mary, che a differenza del fratello, nonostante il carattere, non si abbatte e lotta per il proprio futuro e anche per quello di Ginepro, che però sembra più rintanarsi in se stesso e nella propria musica. Un atteggiamento che, volendo dirla tutta, è abbastanza classico nelle Rockstar. Il palcoscenico distoglie Ginepro dai reali problemi che lo affliggono e, una volta riportato a quelli, si ricorda di essere un capopalestra e soprattutto si ricorda che tra tutti i capipalestra è quello più bistrattato. Ciononostante risulta un ragazzo spigliato, intelligente, con la battuta sempre pronta e divertentissimo. Soprattutto mi verrebbe da dire nel post-game, dove probabilmente, uscendo anche dall'ambiente di Spikeville, riesce a ritrovare un po' della serenità perduta. Concludendo infine questo nostro viaggio, è arrivato il momento di parlare dell'ottavo capopalestra di Galar, che a mio avviso forse è un po' deludente. Concludiamo questo video analisi parlando di Laburno. In realtà di Laburno c'è forse un unico aspetto che reputo degno di nota in questo video, ed è la sua dipendenza dai social network di Galar. Avversario storico di Dandel, Laburno iniziò a scattarsi selfie per non dimenticare mai il gusto della sconfitta e conseguentemente per fare di tutto affinché essa non si presenti. La sua carta della Lega Pokémon però
ci dimostra come la cosa sembra essergli apparentemente sfuggita di mano, dato che sul suo account hanno iniziato ad apparire foto molto più frivole, non più con lo scopo di ricordare un avvenimento e contestualmente l'emozione che questo provocò, ma con quello di condividere frivolezze. E questo è un cambiamento nel modo di intendere la fotografia che in realtà colpisce anche noi ogni qualvolta ci accingiamo a fare una storia su Instagram che svanirà il giorno dopo. Una volta le foto si facevano per ricordare dei momenti felici vissuti assieme ed oggi questa cosa sembra essersi un po' persa. E ciò sembra palesarsi abbastanza bene, devo dire, in Laburno, che in virtù di questo, non ricordando più l'amarezza della sconfitta perché il suo obiettivo nel fare le foto è mutato, ha subito un forte calo nelle prestazioni sul campo di battaglia. Addirittura tra la prima e la seconda card, l'obiettivo dell'ottavo capopalestra passa da essere quello di sconfiggere Dandel a quello di farsi un selfie dopo aver ottenuto la vittoria contro il campione. Una vittoria che però, se continuerà con questo atteggiamento da pseudo-influencer, non otterrà probabilmente mai. Bene ragazzi, io spero che questa analisi dei personaggi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, questa e il video precedente, vi sia piaciuta. Se è così, invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Vi ricordo di passare dai social e di premere la campanella per ricevere sempre i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.